Si va va. Bring the action. Ancora una volta, meravigliosamente, di dietro qua. Amrabat, salta l'uomo in aria, Drogba! Drogba! Sempre straordinariamente, Didier Drogba, con un gol alla Drogba! Salta Buffon, Drogba! Drogba! Sempre lui, sempre Didier Drogba! Abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio. Scusa Sciotti, all'Olimpico la situazione è cambiata, la Roma è passata in vantaggio al 14esimo con gol di Cappellini. A te la linea. Bring the action. Oh, ritroviamo dopo un giorno senza di lui che ci è pesato come un macigno, il direttore Carlo Lazzotti. Buongiorno Carlo. Buongiorno Valentina, buongiorno Flavio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Buongiorno a te, non lasciarci mai più un giorno, anche solo un giorno senza di te, troppo Carletto. Anche per me è stato uno strappo devastante. Mamma mia, la nostra quotidianità ne risente, possiamo dirlo ci con una grande sincerità. Sì, 48 ore fa mi sembrano troppe, francamente, troppe. Questa assenza è quasi un weekend, cioè non è che c'è stata una sosta weekend, infatti, non era già weekend. Bene, ecco, basta. Adesso a sfregio ti chiameremo anche sabato, così accorciamo il weekend che viene, quello vero. Ecco, vabbè, bando alle ciance però. Caro io Carlo, ecco, ti sei saltato un commento di serata Champions ieri, però ce n'è stata un'altra praticamente ieri sera, quindi sei pronto per commentarle entrambe, immagino, visto che sì, esatto, le accoppiamo, le mettiamo insieme e lo facciamo integrale. Ti dico solo che diamo l'ultima chance alla sigla, in occasione della gara della Lissa Vienna, se no poi si cambia, sarà cambiata per la gioia di Mica. Sì, eh? Sì. Non credo che sia poi chiaramente carino anche così nei confronti dei tifosi della Juventus, insomma, in vista dell'ultimo match. Ma chi se ne frega comunque dei tifosi della Juventus, ecco. Dai, vabbè, mi sento di dirlo personalmente. Auguriamo, abbiamo sempre detto, auguriamo alla Juve di arrivare a quantomeno ai quarti di finale, possibilmente anche in semifinale, insomma, in modo di stare aggrappati a questa manifestazione fino ad aprile inoltrato. Però perché è certo che ieri, insomma, la Juve ha fatto il suo dovere, ha fatto quello che doveva fare e soprattutto si è assicurata quel secondo risultato che a Istanbul le permetterà di passare il turno, di arrivare all'ottavi, cioè il pareggio, quindi non soltanto un'eventuale vittoria. Perché a un certo punto sull'1-1, quando ha segnato Melberg nell'FC Copenaghen, ha detto vabbè, queste sono quelle cose che gettano proprio nella disperazione una squadra, e invece dopo pochi istanti la Juve è stata brava a ritrovare il gol della vittoria, il 2-1 e poi addirittura il 3-1 con lo straordinario Vidal. Bene si è messa anche per il Milan, perché alzi la mano chi poteva pensare ad un 3-0 di questo genere a Glasgow, ma abbiamo sempre detto che il Milan quando sente quella musichetta si trasforma, a prescindere dai giocatori che sono in campo. È una squadra che quando gioca in Champions è diversa, diversissima da quella che gioca in campionato. È incredibile questa cosa. Complicata la situazione del Napoli, perché il Napoli in questo momento è vero, è a pari punti con il Borussia Dortmund, se la gioca in un doppio confronto a distanza nel quale conteranno addirittura anche i gol, e bisogna stare attenti perché poi chiaramente avendo battuto 2-1 il Borussia San Paolo, ma avendo perso 3-1 al Vestfalen Stadion, se le due squadre dovessero arrivare con lo stesso punteggio, con lo stesso numero di punti, poi passano i tedeschi, quindi la situazione si è complicata proprio in virtù di quel terzo gol preso da Aubameyang in contropiede. Stiamo a vedere perché diventerà un ultimo turno decisivo praticamente per tutti i gironi. Non ci sono, come è avvenuto in passato, in altri anni, tranne che nel gruppo D, le due qualificate già stabilite a prescindere prima ancora degli ultimi 90 minuti. E questo è molto bello. Ad oggi sappiamo soltanto Bayern-Manchester hanno conquistato, Manchester City ovviamente hanno conquistato l'accesso agli ottavi. In tutti gli altri gironi, anche il Chelsea, se non sbaglio, anche il Chelsea in virtù del fatto che seconda e terza, non per il numero di punti, ma perché seconda e terza si affrontano, quindi sono già passati anche il Chelsea, clamorosamente, nonostante la sconfitta. No, no, ma dicevo, gli gironi in cui sono in due ad essere già passate. In due, ok, perfetto. La coppiata delle due è assolutamente quella del gruppo D con Bayern e Manchester City. Okay, non c'è un altro girone in cui noi sappiamo già che sono passate le due formazioni di testa. È soltanto quello, è l'unico ormai non più aperto, nel quale addirittura non conterà neanche la lotta per il terzo posto e per l'Europa League, insomma, perché CSK ha 3 punti e poi il Vittoria nessuno. Però tutti gli altri sono apertissimi con tutte le partite. Poi ecco, immaginate quanto conta Milan-Ajax piuttosto che Napoli-Arsenal, così come Marsiglia-Borussia-Dortmund,
quanto conta Galatasaray Juventus, ovviamente. Mamma mia. Quindi assisteremo a due giornate, secondo me, straordinarie, come non mai, come non era mai avvenuto negli ultimi anni di Champions. È vero, è vero. E stavolta agli ottavi dovrebbe esserci anche Spalletti, per una cosa non l'abbiamo commentata ieri, ma dopo il pareggio casalingo contro l'Atletico Madrid in serata succede quello che nessuno si aspetta, ovvero il Porto non approfitta, non scavalca, non batte l'Austria Vienna e Spalletti si trova col match point proprio in casa della squadra più scarsa del girone, che ha ottenuto appena due punti. Non può sbagliare Carlo stavolta. Sì, detto che il Porto, che lo Zenit in casa non vince mai, perché se avesse vinto anche una sola partita della fase a gironi, sì, in casa, lo Zenit oggi sarebbe a 8 punti e avrebbe risolto la pratica. Sì. Non può non vincere in casa dell'Austria Vienna, poi vai a vedere l'Austria Vienna, insomma stava vincendo in casa del Porto. Io non mi fiderei. Il problema della squadra di Spalletti è che in campo internazionale, in Champions, non ha mai espresso un calcio di alto livello, nonostante dove tutti i campioni che ha, da Danny a Hulk, per non parlare di quelli poi russi, insomma, i campioni locali. Però è una squadra che, se vai a vedere, ha pareggiato in casa con l'Atletico Madrid, ha pareggiato in casa contro l'Austria Vienna, cioè alla fine è evidente che non vai lontano se non riesci neanche a vincere una partita, certo, tra le mura amiche. Certo, no, in questo senso la differenza la stanno facendo gli scontri diretti proprio col Porto, la vittoria in trasferta, l'unica, e poi il pareggio casalingo e alla fine quel punto di vantaggio che... è una formazione che sembra giocare meglio fuori casa che in casa quando affronta la Champions. Io devo dire la verità, faccio fatica a ricordarmi una vittoria dello Zenit, che poi di solito gioca alle 18, quindi è in anticipo, sì, rispetto alle altre partite, sì, c'è sempre la possibilità di vederla tutta quanta. Io faccio fatica a ritrovare una partita vinta allo Zenit in casa in Champions, e credo che dobbiamo andare indietro di un paio d'anni. Sì, è vero. Invece per quanto riguarda poi le altre italiane, l'abbiamo detto, per quanto riguarda le big, si inserisce oltre al Paris Saint-Germain, che già l'anno scorso ha fatto un ottimo cammino, anche il Manchester City, che finalmente, parlavamo del Galatasaray, di Mancini che ha fallito sempre in Champions, di questo tecnico che nei campionati e nelle coppe nazionali ha anche qualche bel record, ma in Champions League è un dato tecnico, non è parlare male di lui, è un fallimento continuo, costante, totale, Carlo Mancini. Invece il City con Pellegrini stavolta ce la fa. E dove potrà arrivare? Quindi ti unisco le due domande, Mancini e il Man City. Il Mancini in tecnico da Champions, in effetti ha un bilancio sicuramente in rosso, pesa anche la sconfitta di Copenaghen nel Galatasaray, perché se non avesse perso lì, forse le ambizioni erano completamente diverse, o magari bastava anche aver vinto quella partita, essere sopra la Juventus, e a quel punto bastava il pareggio ai turchi e non alla Juve nell'ultimo match. No, non c'è dubbio, magari c'è una sorta di paura atavica nell'affrontare delle mie partite di Champions League, c'è l'incapacità di saperle leggere, tutto questo. Pellegrini magari è stato più fortunato o ha saputo dare la carica maggiore, che poi è quella che serve anche in campo internazionale. Poi, per carità, vai a vedere il Manchester City contro il Bayern e ci ricordiamo tutti che sveglia l'allucinante che ha preso in quell'occasione prendendo tre gol dalla formazione di Guardiola. Sì. E non è quasi mai esistito il Manchester City in quella partita, quindi anche lì la caratura del City in campo internazionale è bella, forte, tanti giocatori straordinari. Poi però, secondo me, in fondo ci arriveranno altre squadre, quali è ancora difficile dirlo, perché davvero, a parte il Bayern, non c'è nessuno che abbia impressionato, no? Anche il Manchester United, che ha segnato 5 gol ieri a Leverkusen, però è una squadra con tanti giovani, insomma non può pensare di andare avanti con Smalling o con Evans, insomma, con quelli che in questo momento stanno trascinando la squadra. Servirà ben altro. Se andiamo a vedere ad oggi quello che è il panorama, la finale dovrebbe essere Real Madrid e Bayern, insomma, se poi i sorteggi si indirizzano in quella direzione. Pensi possa avere qualche chance l'Atletico Madrid, che ha vinto 17 partite in stagione, ne ha pareggiata una, l'ultima, quella contro lo Zenit appunto, e ne ha persa un'altra solo in Liga. È una bella domanda, perché è una squadra abituata a vincere in Europa, perché con Simeone ci ha già vinto l'Europa League, quindi fanno un elastico, un gioco che io l'ho visto con lo Zenit, è una cosa pazzesca, hanno dei momenti in cui si chiudono benissimo nella propria area e a un certo punto, senza che tu te ne rendi conto, ti vengono a prendere nella tua area e non ti danno respiro, vanno a folate di pressione che durano dai 5 ai 10 minuti, ma sono una squadra pazzesca. C'è il precedente della Supercoppa col Barcellona, in cui hanno perso il trofeo solamente per i gol in trasferta, 1-1 a Madrid, 0-0 a Barcellona. Hanno vinto sul campo del Real Madrid 0-1 gestendo il gol di Diego Costa per 80 minuti. Sono una squadra solida, che dici? No, ma poi ci ricordiamo tutti quanti, abbiamo negli occhi quella finale contro l'Athletic Bilbao,
sì, in cui i baschi non sono praticamente esistiti, sì, eppure avevano forse fatto vedere cose più interessanti i baschi in tutta la manifestazione che l'Atletico Madrid, e poi sono arrivati davanti alla squadra di Simeone e si sono sciolti come neve al sole, perché è un organico davvero solido. Davanti, tra l'altro, sono quel Diego Costa straordinario. Vedete che adesso la Spagna sarà rinvigorita, a patto che Vicente del Bosque lo faccia giocare titolare ai mondiali. La Spagna sarà rinvigorita dall'avere un centravanti di questa portata, di questa potenza. Quindi sì, ti dico di sì, l'Atletico Madrid secondo me può arrivare tranquillamente ai quarti di finale e rappresentare una mina vagante. Perché non si può parlare neanche... Quanto mina vagante non sarà, perché è in testa anche più o meno nel campionato spagnolo, quindi... E non si può parlare neanche di squadra inesperta, perché in Europa, esatto, League se fa... comunque le ossa te le fai, a livello europeo, insomma, vai a giocare le trasferte, sai che cosa significa il doppio impegno, la vai a vincere per due volte, fai Supercoppa Europea e dimostri di poterci stare. L'organizzazione societaria c'è, perché vendi Torres, prendi Falcao, prendi Diego Costa, insomma, una squadra che, insomma, contro la quale in molti dovranno fare i conti. Questo secondo me è una previsione molto, un outsider molto molto pericoloso. Ed è una garanzia anche Simeone, che si sta dimostrando tecnico non soltanto carismatico, non soltanto di quelli in grado di spronare meglio i giocatori, ma anche tatticamente evoluto. Sì. Questo è senz'altro vero. Sulle coppe minori non ha grande voglia di parlare solitamente Carlo, che non stima grandissimamente l'Europa League, peraltro insomma gioca la Lazio, quindi penso che non te ne possa fregare di meno. Se vuoi arriviamo direttamente in casa Roma nei 5 minuti finali, insomma, del tuo intervento, che secondo me è più gradevole. No, vabbè, parliamone chiaramente, perché lo sottolineiamo sempre questa distanza clamorosa tra l'Europa League e la Champions, perché sono comunque due tornei che ormai non hanno proprio più nulla a che vedere, e secondo me non ce l'avranno neanche quando poi arriveranno a fine inverno le squadre classificate terze in Champions, perché comunque è un torneo che resta povero rispetto alla Champions anche dal punto di vista tecnico-tattico. Non vediamo mai niente interessante, tranne, e lo dicevamo prima, quando poi vedi l'Atletico Madrid che spicca il volo, utilizza la Europa League come trampolino di lancio e si proietta poi l'anno successivo nella Champions, che conta. Ma se andiamo a vedere anche quelle che passeranno il turno, quelle che oggi sono in testa ai gironi, cioè, ragazzi, parliamo di Ludogorets, di Salisburgo, il Trabzonspor, che poi in patria non arriverà mai a vincere il titolo in Turchia, il Rubin Kazan, stesso discorso per quanto riguarda il campionato russo, c'è il Tottenham ad esempio in testa al suo girone, al gruppo K. E il Tottenham in Inghilterra prende 6 gol serenamente dal Manchester City. Io continuo a dire, secondo me tenere in vita questa manifestazione è un danno anche per la stessa UEFA. Vedrei molto meglio una Champions League allargata, magari con un turno in più, magari con una fase a girone in più, perché poi ricorderete che da febbraio in poi i turni ottavi, quarti, eccetera, sono spalmati sulla doppia settimana. Si gioca soltanto metà delle partite per volta, quindi avanzano delle date possibili. Si potrebbe creare una fase a gironi preliminare di Champions con altre squadre, quindi la sesta, la settima, l'ottava del campione italiano, inglese, spagnolo e così via, e si creerebbe davvero una Champions di altissimo livello, e tutti quanti ambiscono ad un unico trofeo, che è quello, il campionato, il vero campionato europeo. A quel punto diventerebbe sarebbe il vero campionato europeo, quindi allargato, ecco, oltre al Tottenham entrerebbero magari il Newcastle, entrerebbero il Southampton in Champions, entrerebbero formazioni come Lazio, Fiorentina, Udinese in pianta stabile. Sarebbe comunque un livello completamente diverso, detto che una partita tra Stoccarda e Udinese, piuttosto che tra Valencia e Newcastle, è comunque stragodibile, piuttosto che per noi andarci a vedere il Ludogorets o, come sta accadendo questa sera, il Panduri che sfida la Fiorentina. Babba via. No, e poi insomma, babba via. No, che se uno poi pensa, no, se fa il campionato europeo, i viaggi, le trasferte, so, però se pensate che negli Stati Uniti d'America gli sport funzionano così, poi ovviamente loro si dividono a conference, quindi per limitare la lunghezza dei viaggi, però loro si spostano con voli di 4-5 ore, giocano ogni 2-3 giorni, quindi insomma, anche non è lì una cosa... Stesso problema, Flavio, perché un conto la Libertadores, che è stati completamente sempre pieni, e un conto la Copa Sudamericana, che comincia a non piacere più a nessuno. No, noi ti parlavo proprio della degli Stati Uniti, degli sport americani, come per esempio l'NBA, no? Perché uno dei dubbi della Superlega europea potrebbe essere, ma devi fare, che ne so, il mercoledì devi giocare a Kiev e poi domenica nuovamente in casa a Roma, per dire. E però, nel senso, nell'Europa non è più... Il vantaggio di creare una Champions fatta in questo modo, con magari una fase di gironi preliminare, in modo da sfoltire poi determinate formazioni, sarebbe lo stesso di giocare martedì e mercoledì, quindi non il giovedì, non affaticare dei campioni, dei giocatori che sono chiamati poi a scendere in campo nuovamente il sabato o la domenica. Quindi i giorni di riposo ci sarebbero,
e soprattutto tutti quanti possono ambire ad andare in Champions oltre un certo livello, cioè alla fine anche chi è decimo in un campionato italiano, ad esempio fai conto il Genoa attuale piuttosto che il Bologna, magari salendo di due posti, arrivando all'ottavo posto, ha la speranza addirittura di fare un preliminare di Champions, ecco, questo sarebbe davvero una cosa. Guarda, io a questo punto sono d'accordo perché con te, perché una volta la Champions era il fascino di vedere scontrarsi i campioni, anche quando erano le prime infatti due, perché mettere a pochissime squadre, pensa un po', proprio però l'inverso. se devi fare la pecionata, no, come hanno fatto di metterne le prime quattro, le prime tre, poi i paesi più poveri, esiste, così, esatto. A questo punto apri tutto e fai, però, senza che vedi, quando toccò la Roma fare la Coppa dei Campioni, allora in semifinale trovava una squadra come Dundee United, no, non i Rangers, non gli Celtic, perché quell'anno precedente erano i campioni ed era la Coppa dei Campioni, ma non era neanche però rappresentativa, allora erano quelli che avevano vinto il titolo l'anno precedente, ma non era rappresentativa del vero calcio. Una Champions così allargata invece sarebbe rappresentativa veramente la potenza del calcio internazionale. Quello dico, togliendo il fascino del fatto che si scontrino i campioni, giusto? Sì, quindi sì, no, infatti sono d'accordo. A questo punto apri tutto. Siamo d'accordo tutti quanti con noi. Sì, siamo d'accordo. Che schifo. Siamo d'accordo con noi, ma schifo comunque. Ma perché non sono d'accordo? Quindi vabbè, okay, in tutto questo. Peccato, ecco. Era bello perché... No, io leverei diverse squadre della Serie A. Ma no, ma non voglio vedere un sacco di squadre che poi non sanno neanche giocare a pallone, come non dovrei vederle neanche in Serie A, cioè siccome sono troppo lunghi i campionati e troppo lunghe le coppe, cioè se deve essere Champions, mettiamo la Champions, se non sei capace vai a fare la Pippons League, ci sarà una Pippons League. Però per come il ranking attuale, io credo che l'Italia oltre il quinto, sesto, in ogni caso non potrebbero mai andare, cioè, magari fino all'ottavo posto ci arriverebbero soltanto Spagna, Germania e Inghilterra. Ti piace l'idea di fare un po' le complicato. Conference call con chi? Le conference, no, fai le conference. Cioè, allora c'è l'Europa del Sud, l'Europa del Nord, fai tutti i gironcini. Ma poi diventa una roba da impazzire. No, ma fai le prime 5 di ogni campionato, per esempio. Questa grande Superlega. Ma magari questa grande Superlega. Esci perché ti ha fatto la differenza il punto che hai perso contro una squadra di peruviani. Ma sai come terrore? Ma no, di peruviani, di europei comunque. Poi la domenica ti fai il tuo tranquillo campionato. Invece di vedere, perché poi che altro la cosa che ci fa. Che non ci piace questa Europa League, questo torneo così confusionario, pieno di squadre. No, Europa League è proprio, cioè, per come poi è diventata la Champions, che è già stata ampliata, l'Europa League non ha motivo di esistere. Quello. Su questo sono d'accordo. O la restringe e poi fai una cosa del genere in Europa League, oppure l'Europa League la toglie. A quel punto ha ragione il direttore a dire allarghiamo il resto. Ma infatti sono d'accordo con voi. Però per me, vedi, se siamo d'accordo con noi, Carlo, tutti fino quanti. A un certo punto, se si potesse tornare a una Champions molto più stretta, sarei più contenta. E questo discorso lo farei in Europa League a quel punto. Sì, con una cosa un po' più larga che accolga anche quelli un pochino meno Champions. Ecco, se vogliamo dirla così. Bene, noi abbiamo la pubblicità, però prima, visto che poi dobbiamo salutare il direttore perché abbiamo anche dei buoni consigli, un paio di minuti li dedichiamo alla Roma. Che partita è quella di domenica? Ovviamente domani approfondiremo ancora meglio il tutto, caro direttore, però un flash intanto, insomma, oggi per come si sta vivendo questa settimana nella capitale. Stracomplicata, lo ha detto anche Colantuono ieri in un'intervista lunga al Corriere dello Sport, sì. La Roma a Bergamo troverà un fortino però pronto nelle ripartenze a far male con Bonaventura, con Dennis, ed è una partita complicata, dei tanti infortuni in casa giallorossa, delle tante assenze che ci saranno, perché io non credo che alla fine la Roma rischierà poi con questo freddo, per di più Benatia, Pjanic che sono acciaccati, non ci sarà sicuramente Dorosidis, e la formazione sarà comunque obbligata perché a quel punto in mezzo giocheranno De Rossi, Strootman e Bradley. Io ho molta paura di questa partita. Per come stanno le cose, ho molto paura di questa partita. Siamo tutti abbastanza, insomma, sul chi va là. Tra l'altro siamo tutti sul chi va là, i giocatori sono un po'... Il morale si è decisamente ammosciato, insomma, anche nello spogliatoio giallorosso. C'è la sensazione che devi farne tre di gol, perché poi magari devi fare i conti con l'arbitro da qualche partita a questa parte. E io sono convinto che in questo momento non c'è quell'entusiasmo che ha portato le 10 vittorie consecutive... anche magari al di là di quella che era l'effettiva potenza e forza della squadra, e quindi quando vai a giocare a Bergamo in un contesto di quel genere, su un campo sul quale spesso ti sei fatto male, può arrivare davvero la nota negativa. Speriamo che la positività, però no, insomma, piedi per terra cambi. Ci sta, speriamo, insomma, che la positività è il fatto che tutti quanti hanno voglia di rifarsi. Tre pareggi consecutivi sono ovviamente un dato negativo. Certo, la Roma però fino adesso non ha mai perso, e quindi uno deve confidare in questo aspetto. Ed è l'unica. No, statisticamente che possa arrivare il quarto pareggio consecutivo la vedo dura. E allora, se devo dire che è una gara da vittoria o sconfitta, comincio a preoccuparmi, perché in un momento di questo genere, con una formazione così risicata e ridotta ai minimi termini, è quasi più facile che possa arrivare un segno 1 di questa partita che un segno 2. Perché la Roma fa fatica a far gol,
e se giocherà, non giocherà Benatia, giocherà Burdisso con i problemi di equilibrio che sapete, perché la coppia che sta a Burdisso purtroppo con la partita lo prende sempre. E la vedo dura perché l'avversario peggiore che poteva capitare in questo momento è, dopo due partite casalinghe terminate in pareggio, andare a Bergamo come trasferta in questo momento dell'anno è davvero tosta. Tra l'altro l'Atalanta ha perso a Sassuolo malamente, quindi immaginate che voglia di rifarsi che abbiano i bergamaschi. Ce l'hanno, sicuramente con tre punti sulle spalle un po' di entusiasmo in più sarebbe stato meglio. Non è così, ma qui sarà una nuova prova di forza a chiedere, a essere richiesta alla nostra squadra per tornare ad avere quell'entusiasmo e anche forse quella leggerezza senza questo primato sulle spalle, che porterà magari a sbottonare di nuovo qualche canale importante con un Gervinio con una settimana in più sulle spalle e sulle gambe, quindi un po' più di forza, un Mattia Destro che si sta rinforzando. Sì, dei problemi ci sono, però insomma chissà che non si possa far bene. Domani ovviamente, caro direttore, analizzeremo con te il tutto in maniera più approfondita, andremo anche un po' ai pronostici, visto che sarà in edicola anche il Domani dello Sport, quindi faremo anche la super schedina. Nel frattempo ti auguriamo una buona giornata e buona chiusura. Un grande abbraccio a voi. Abbraccio. A te.